Allora, io personalmente mi sono fatto un'opinione mia, che il tarantismo non ha niente a che vedere con il morso del ragno, ma con era più che altro la condizione sociale, frustrazione sessuale, piuttosto che disturbi mentali, depressione, e quindi era difficile riuscire a capire il vero motivo. Thank you.
vedevo la gente che passava e vedeva queste persone ballare, venivano guardate così. E adesso tutti sono studiosi, tutti sono cultori di questa cosa qui. In realtà questa storia è cominciata verso la fine degli anni 60. Hanno cominciato Ernesto De Martino, Roberto Leidi, Alan Lomax, Diego Carpitella e questa Amalia Signorelli, che è morta ora 2 giorni fa. Hanno cominciato a studiare questo fenomeno. Il tamburello è uno strumento antichissimo, uno dei primi strumenti a percussione, che si suonava 2000 anni fa. E in Italia il tamburello è usato molto per la musica popolare, al sud Italia, in Puglia, in Calabria, in Basilicata, in Campania, ci sono le tamburriate, le pizziche, le tarantelle, che sono balli popolari che si usavano nei campi, ballavano le donne, gli uomini, per la festa oppure per dei riti anche della chiesa. Allora, il tamburo è strumento del diavolo. La chiesa vedeva comunque queste persone come un problema, però si sa che il popolo, se il popolo si arrabbia, la chiesa deve stare zitta. E quindi hanno accettato anche questo tamburo nella chiesa, hanno sconsacrato un pezzettino. Andare in catarsi, per creare un momento catartico, proprio per far esternare le persone quello che avevano all'interno. Perché così, partendo dall'interno, partendo dal principio come identità sonora, noi possiamo fare un feedback, e solo nella musica, nella psicologia, messo un feedback per ritornare un'altra volta ai ricordi.
secondo me è uno degli strumenti, o l'unico strumento che ha una simbiosi con l'uomo, perché ricordo ancora una volta che riporta il battito cardiaco, l'ISO, l'identità sonora che abbiamo ognuno di noi. E non a caso con il tamburo c'era la comunicazione tra un popolo e l'altro da lontano. Noi troviamo questo, il tamburo, nelle nostre zone, come a secondo dei luoghi dove sto, io sto parlando della Campania, che facciamo le tamburriate, abbiamo il mezzo delle tamburriate, a seconda dei posti dove stiamo. Se c'è un posto dove si era suonato, cioè si erano vissute battaglie, il tamburo si suona in una maniera molto più marcato. Alla paglia del fresca, alla stessa puntana, ma sollava di mano. Oggi tu sei gente da morire, bella la tarantella, la tarantella. E ti risuppo da tuppo 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 da. Nel sud le danze sono libere, le coppie si uniscono, si separano e c'è solo un tema che viene ripetuto tante volte e ognuno improvvisa delle figure sempre con lo stesso ritmo, sempre con lo stesso passo. Il confine che segna, diciamo, proprio una delle differenze fondamentali fra l'Italia del Nord e l'Italia del Sud è anche genetico. Però diciamo che il rapporto fra la genetica e il tipo e la tipologia di danza non è un rapporto diretto, perché questo significa solo che le danze del Nord vengono dall'Europa, le danze del sud di solito vengono dal Mediterraneo. Però una differenza invece che può essere ricondotta al fattore genetico è il temperamento, cioè è il modo con cui le danze vengono eseguite. Gli atteggiamenti, le manifestazioni esteriori, e questo è veramente, può essere messo in relazione con una diversità genetica che c'è fra le popolazioni del nord Italia e le popolazioni del sud. Il verbo trescare in origine significa battere il grano. E come si faceva la battitura? Si faceva calpestando il grano
cantando e ritmicamente con il ritmo dei piedi. Da questo calpestio del grano col ritmo dei piedi sono venuti fuori passi fondamentali di quello che oggi è il trescone. La danza che vedremo ora si chiama danza dei gobbi per i gesti e le posizioni strane che assumono i ballerini. Questa è una danza di carnevale, cioè è il momento in cui si rovesciano tutti i comportamenti che di solito sono ritenuti comportamenti decorosi, rispettabili e così via. Nella danza dei gobbi si deve fare tutto il contrario. E quindi è un momento, no, diremmo pagano, in mezzo a una società che oramai non è più pagana. Perché il carnevale è sostanzialmente una festa di origini pagane. È importante perché fa parte di noi. Ogni volta che noi sentiamo una musica siamo subito incuriositi e la voglia di ballare ti viene appena la senti. È felicità, è passione, è arte. Ha fatto sì che noi crescessimo con una sorta di DNA già ballerino che ci hanno tramandato i nostri predecessori. Anche Dulce, è piacere ballare? Sì. Sì. Lo sai perché? No. Thank you.
esempio gli affreschi del ciclo del Buon Governo, gli effetti del Buon Governo in Palazzo Pubblico a Siena, eseguiti tra il 1338 e il 1339 da Ambrogio Lorenzetti. In un particolare, soprattutto notiamo una precisa descrizione di quella che può essere una farandola, cioè una danza di origine provenzale con un consistente in un ballo condotto per mano dai partecipanti, in file che prendono improvvisamente, a seguito appunto delle decisioni del capogruppo, dei percorsi, delle direzioni improvvise, serpentine, spirali, cioè una specie di serpente, il cui significato di carattere socio-antropologico ci porterebbe molto, molto lontani nel tempo. Una danza molto antica, però codificata in ambito provenzale. Quando l'uomo ha avuto coscienza di sé, del suo essere, della sua caducità, la paura della morte è diventato il grande dramma appunto dell'umanità a cui si è cercato di dare una risposta, cioè preservare la propria identità, la propria individualità. E da quando io credo che l'uomo abbia è constatato il suo stato di limitezza, di caducità, ecco che sono cominciate a venire le prime riflessioni religiose, la religione quindi, per esorcizzare la paura della morte e anche la creazione artistica. È una sfida dell'individuo a lasciare qualcosa di sé dopo la sua scomparsa. E già i primi manufatti litici mostrano di non essere semplicemente degli utensili, ma di essere lavorati in maniera propria da chi li possedeva, di essere quindi personalizzati, quindi una sorta di conferimento della propria identità all'oggetto posseduto. Un oggetto che resiste, sopravvive alla morte dell'individuo, quindi senz'altro appunto l'arte è una sfida alla morte, una scommessa sull'immortalità. Libertà. Pura emozione. Stare nel presente. Relazione. Il ritmo del cuore. È un elemento della gioia. Pace. Catarsi. Liberazione dell'anima. Gioia di vivere. Intesa. Felicità.